se lei c'è in ritardo di un 15. Cielo per un grande scambio dominato dalla campionessa sudamericana. Questo applauso sottolinea il grande scambio vinto da Gabriela Sabatini, attacco in back di rovescio in nudolinea. Qui si apre il campo, l'eleganza nella stop volley di rovescio. Attenzione, 15-40, davvero possiamo stare in allarme, perché Gabriela, dopo un passaggio a vuoto all'inizio del secondo set, si è ripresa, ma soprattutto, come vi dicevo, non vedo la solita Selec. Un tono sotto dalle normali prestazioni. È proprio da un punto di vista fisico-atletico che la Selec mi sembra non stanca, ma spenta certamente. Va bene Gabriela Sabatini a non darle respiro, ha aumentato il ritmo dei suoi colpi, l'ha attaccata al momento giusto e si è procurata molti punti grazie all'errore da fondo campo. Ci sono 27 errori non provocati della Selec contro i 19 della Sabatini, la quale Sabatini ha anche messo a segno 79 punti contro i 66 della Jugoslava. Non c'è più nessuno nel campo, Gabriela sta dominando la scena. Sabatini a 3 punti dalla vittoria. 15-0, 15-1. Scuote la testa Monica, come per dire oggi non va. Sembrava aver recuperato dopo il primo set. Avete visto intanto i genitori di Gabriela. Vincere a Roma è sempre un successo indimenticabile. Gabriela ha conquistato già 3 titoli in carriera. Attacco profondo, il 40-0, 3 match point. Attenzione, siamo in 40-0, signori, per cortesia. Addirittura d'arrivo, Gabriela Sabatini da sinistra, il primo dei 3 match point.
Salesh, una partita tutta in salita la sua, una grande Gabriele Sabatini che in un'ora e 43 minuti dunque vince per la quarta volta il torneo di Roma. La bella Gabriella che saluta il pubblico si aggiudica questa partita per 7-5-6-4. Si complimentano anche i genitori della Salesh. L'abbraccio con papà Osvaldo che non ha fumato neppure una sigaretta. È una grande vittoria di Gabriella Sabatini, che ha confermato sul rosso del foro italico la sua grande potenza e soprattutto la sua grande autorità. Ha voluto in tutte le maniere vincere il torneo, l'ha sempre detto. Mi sento favorita anche perché la Salesh quest'oggi è stata assolutamente fuori partita. Ancora per un momento vorrei la vostra attenzione, perché innanzitutto dobbiamo consegnare a Monica il secondo premio, quindi vorrei ancora un caloroso applauso. Comunque è stata una finale certamente molto interessante, almeno nella prima parte, poi molti errori. Ci sono tutte queste momenti ed è il consigliere federale Costantino che consegna il piatto d'argento per la finalista. Una Monica Salesh numero uno del torneo che certamente rivedremo ai vertici. Nella storia di questo torneo soltanto tre donne italiane sono riuscite a vincere e nel 1933 è stata per la prima volta Lucia Valerio, 87 anni, evviva! Salutiamo anche noi la grande Lucia Valerio, 87 anni, questo lungo applauso. Ancora a tennis, quindi brava come Borotra, anche noi abbiamo le nostre colonne. Gabriella Sabatini, prima classificata. Quando questo torneo si giocava al Tennis Club Milano, vinse nel 31 la Valerio contro l'americana Andrews. Un bel 6-0 al terzo set. Brava Lucia. Adesso la coppa per la vincitrice per la quarta volta. Dunque Gabriele Sabatini si aggiudica il torneo, la prima nell'88 contro la Chelesi, poi l'anno successivo contro Arancia Sanchez, l'anno scorso con la Salesh e quest'anno si è riconfermata la più forte qui al Foro Italico battendo la numero uno del mondo. Dallo sponsor il dottor Umberto Chiarappa. Adesso è il momento anche dello sponsor principale. C'è il trofeo Peugeot Open Cup consegnato dal direttore commerciale dell'azienda francese a Gabriella Sabatini, che ha molti fans, però ha perso il premio Fascino per quanto riguarda il premio dell'Italia, con una giuria che ha assegnato il premio Simpatia all'americana statunitense di origine dominicana Mary Jo Fernandez. Si consegna ai fotografi praticamente adesso Gabriella Sabatini. Intanto io spero che Ivana possa effettuare l'intervista con la vincitrice. Io sono qui, l'aspetto al varco, l'unico problema è che se io mi avvicino ora i fotografi mi uccidono. Sì, tu ma sai. Dovresti fare un po' più di calcio, così bloccheresti di più i giocatori. Sai, Bettina Pederson che è qui accanto a me sembra così tenera, ma poi ma è picchiaduro. È dura anche all'Olimpico a San Siro. Aspettiamo che si esauriscano le operazioni di cerimonia di premiazione. Rose rosse per le finaliste, queste due grandi interpreti. Adesso il circuito femminile approderà a Berlino.